Sono passati 20 giorni da quando siamo in quarantena e per me che vivo a Milano in realtà sono almeno una decina di più. E quando tutto questo è cominciato devo ammettere che in realtà tutta la mia vita lavorativa non è cambiata per nulla, dato che sono circa 6 anni che lavoro da casa. E quando ho saputo che l'Italia fosse in quarantena, io da perfetto ingenuo ho pensato, beh, avendo più tempo la gente comincerà a scrivere di più e quindi a cercare di più concorsi letterari. Ma in realtà avevo sottovalutato gli aspetti psicologici che può causare una quarantena come questa. Perché per moltissimi c'è stato un cambio così radicale delle proprie abitudini, oltre magari a vedere il proprio lavoro interrompersi per svariati motivi, e questo ha destabilizzato tutti. Ricevo email di chi non riesce a gestire il proprio tempo insieme ai figli, oppure di chi si sente sempre di cattivo umore e non riesce così a seguire i nostri corsi di scrittura, oppure di chi dice di non essere abituato a gestire tutto questo tempo libero, perché la creatività è come una fidanzata crudele, che sparisce proprio nel momento in cui avresti più tempo da dedicare alla scrittura. E quindi, mentre tutto questo ci fa rimanere ferme ai blocchi di partenza, quello che possiamo fare è sforzarci di metterci nelle condizioni di aumentare la nostra creatività. Per esempio, stanno cominciando ad arrivare parecchi concorsi letterari che hanno come tema proprio la vita ai tempi del coronavirus. E tra le iniziative che ti volevo segnalare ce n'è una in particolare che trovi sul sito storieinquarantena.it, e questo in realtà non è un concorso, ma ad ogni modo puoi inviare un qualunque testo scritto che riguarda la vita che stai facendo in questi giorni, così poi da vederlo pubblicato sul sito. E anzi, se conosci altre iniziative come questa, ti invito a segnalarmele. E una cosa che dovremmo sempre ricordarci è che dovremmo tornare a scrivere proprio perché siamo di cattivo umore, o perché, che ne so, siamo diventati insonni, o perché abitiamo in un monolocale di 20 metri quadri e le nostre giornate sono tutte una uguale all'altra. Eh sì, anche in questo caso, anche nel caso in cui siamo costretti a vivere sempre all'interno della stessa stanza, non dobbiamo cadere nell'errore di pensare che non ci siano storie da raccontare. Perché le storie in realtà ci sono, e anzi, non ci sono mai state come in questo periodo. Adoro per esempio le storie di Zero Calcare, che raccontano di quanto sia difficile rimanere in casa in questi giorni. Oppure le vignette di Leo Ortolani, che condivide ogni pomeriggio su Facebook. Ma ci sono in realtà anche altre storie, e per farmi un'idea sono andato sul sito che ti avevo menzionato. E c'è la storia di chi vorrebbe che la pandemia non finisse mai, perché una volta usciti dalla quarantena sa che dovrà finire in prigione. C'è chi stava per cominciare una storia d'amore giusto qualche giorno prima della quarantena, e chi invece ne aveva una clandestina da anni e adesso non può fare altro che aspettare in silenzio. C'è chi è rimasto bloccato dall'altra parte del mondo e sta cercando in ogni modo di tornare. Chi aspetta il primo volo disponibile e dorme in aeroporto. Chi ha deciso a questo punto di rimanere in qualche villaggio sperduto, che ne so, a Bali. E chissà, magari ha deciso anche di rimanere una volta finito tutto. C'è chi come me non potrà tornare a Pasqua dai suoi genitori e si sta organizzando per la prima tavolata virtuale. Chi spera che la propria nonna non muoia proprio in questo periodo e chi invece l'ha persa senza neanche salutarla per l'ultima volta. Siamo circondati da storie e abbiamo bisogno di scriverle, di lasciarle andare su un pezzo di carta, perché a volte con la scusa che c'è sempre qualcos'altro di più urgente da fare, i bambini da accudire, gli email di lavoro da mandare, o semplicemente la rabbia che ci toglie ogni parola che abbiamo in corpo, finiamo col cadere nell'errore di rimandare così tante volte il momento in cui scrivere la nostra storia, che quando abbiamo tutto il tempo per farlo, ormai ce ne siamo dimenticati.